Nadia Toffa continua la sua battaglia contro la malattia. Il sorriso non deve mancare mai tra i protagonisti della puntata del Maurizio Costanzo Show in onda il 22 marzo 2018. C'è stata anche Nadia Toffa che ha dato ancora una volta una grande iniezione di fiducia a chi come lei lotta o ha lottato contro delle malattie difficili da sconfiggere. Nadia non ha mai perso il sorriso, tanto che è riuscita anche a nascondere ai tantissimi fans che la seguono con la sua malattia. Nadia ha scoperto di avere il cancro e lo ha combattuto in 2 mesi, con lunghi cicli di chemioterapia, senza mai far scoprire a nessuno, pur essendo un personaggio pubblico, quello che succedeva nella sua vita. Ha già spiegato i motivi di questa scelta: non voleva voleva solo gente positiva intorno a lei, perché la malattia si combatte anche con il sorriso. Costanzo, che l'ha voluta in questa prima puntata dell'edizione 2018 del programma, si è detto felice di avere nel suo programma una donna coraggiosa come Nadia, un vero esempio per chi come lei deve lottare contro un brutto male. Nadia Toffa parla della sua malattia al Maurizio Costanzo Show. Da più di un mese Nadia Toffa è tornata anche al timone delle Iene, non solo come inviata ma anche come conduttrice nella puntata della domenica sera. Costanzo, chiedendo come stiano le cose oggi, le ha chiesto: è tutto superato? Questo non è detto, la vita è strana, quindi non si può parlare di guarigione, ma si sorride sempre alla vita, risponde prontamente la Toffa, che poi aggiunge: non ho sospeso la vita per la malattia, combatto la malattia vivendo e sempre sorridendo, perché son fatta così. Una frase detta con la vivacità che la contraddistingue e che entusiasma anche Costanzo. Lei è un esempio di capacità reattiva, di voglia di vivere, sta facendo un gran bene a chi invece si fa vincere dalla malattia, ha detto il giornalista, felice di avere tra i suoi ospiti Nadia, che ha ballato anche con il papà di Francesco Monte. Con i ragazzi da un presente in studio per presentare il loro spettacolo a teatro, e ha dato ancora una volta prova di grande semplicità, ma soprattutto di grande